Buonasera e benvenuti a Zoom In. Quest'oggi ci occupiamo di varie tematiche, tutte riguardanti l'Abruzzo, e molti di questi ovviamente sono dei problemi, perché non stiamo vivendo un bel periodo, soprattutto sotto il profilo economico. È notizia di circa una settimana, purtroppo una brutta notizia, una brutta rivelazione, quella cioè che i conti nella sanità sono peggiori di quelli che apparivano, che già di per sé non erano tutt'altro che positivi. E per farlo abbiamo qui la persona che meglio di chiunque altro ci può dare delucidazioni su questo debito sanitario e non solo, ma anche su altri campi. Buonasera al Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi. Buonasera. Allora, cominciamo subito così, andando sulla ciccia. Beh, d'altronde lei è chiamato per risolvere i problemi, è capitato peraltro nel periodo forse peggiore, anzi non tolgo il forse, peggiore della Regione Abruzzo, perché lei è stato, si è insediato il 27 gennaio del 2009, c'è stato il terremoto, crisi economica mondiale, insomma già un debito sanitario che era già pesante di per sé, insomma certo non è stato un bel iniziare, quindi ovviamente si prosegue su questi binari. D'altronde, come diceva sempre mio nonno, amministrare avendo l'assegno facile da poter firmare è facile per tutti, insomma poi se vogliamo il bravo amministratore si vede proprio nei momenti di difficoltà. Io vorrei partire subito da questo discorso della sanità. Allora, lei sabato ha svolto una conferenza stampa, quando è arrivato in redazione l'avviso di questa conferenza stampa c'era scritto letteralmente comunicazioni urgenti per gli abruzzesi ed era indubbiamente urgente, cioè il buco della sanità è una voragine, se mi permette. Ci spiega bene come stanno le cose? Ma, allora, in sanità sono due i problemi. Uno riguarda la gestione corrente, cioè il disavanzo annuale che si forma, e quello, diciamo che ci sono buone notizie in questo senso. Però c'è un altro problema molto importante, che pensavamo che fosse stato chiuso quando il governo nazionale, insieme alla Regione Abruzzo, allora amministrata al centro-sinistra, addivenne al piano di rientro. Cioè a un certo punto il governo nazionale chiese alla Regione Abruzzo, che era in difficoltà, gli disse io posso aiutarti, ti posso dare dei fondi, naturalmente però tu ti devi impegnare a dirmi innanzitutto qual è il tuo debito e secondo a impegnarti a fare un percorso virtuoso in futuro in maniera tale da dover portare in equilibrio il sistema sanitario. Il problema è che al 31 dicembre del 2005 furono indicati dei debiti da parte della Regione Abruzzo che erano di fatto inferiori a quelli che poi sarebbero emersi. Ma non è tanto grave il fatto che ci fosse un debito maggiore della sanità, perché noi sappiamo che la sanità è stata spesso gestita politicamente e quindi con una irresponsabilità totale che ha fatto debiti a destra e a manca pur di accontentare tutte le varie gruppi di interesse che comunque girano intorno al mondo della sanità. Il problema è che questo debito nasce da una situazione veramente disdicevole, cioè lo Stato dà dei soldi alla regione, a tutte le regioni, affinché le regioni le usino per la sanità, quindi per il diritto alla cura dei cittadini, per assistere i malati, per migliorare le strutture tecnologiche, per le diagnostiche. Bene, questo ammontare, anziché di fondi, anziché essere destinato alla sanità, è stato utilizzato da governi regionali precedenti per finanziare le spese correnti del bilancio ordinario. Questo è grave. È gravissimo, primo da un punto di vista di comportamento sleale e scorretto, tra l'altro, quindi che viola chiaramente delle leggi, ma la cosa più grave è che la motivazione di fondo, cioè noi togliamo delle risorse a chi ne ha veramente bisogno per alimentare invece un circuito del bilancio regionale che andava ad accontentare tutte le corporazioni abruzzesi. E queste corporazioni abruzzesi sono compartecipi di quella situazione. Cioè non è un problema solo della classe dirigente politica, di quanto stiamo parlando. Negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, poi spiegherò con una particolarità il 2007, sono stati distratti dal diritto alla cura dei cittadini 528 milioni di euro. Che non sono esattamente bruscolini. Sono 1.000 miliardi di vecchie lire. Oggi che cosa è accaduto? Che noi di questi 528, per effetto del piano di rientro, quindi col commissario Rigolo e poi col commissario Chiodi, ne abbiamo recuperati 198, in sostanza quelli che erano
diciamo così, che erano emersi relativi al 2006, che furono la causa del commissariamento della Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo non è stata commissariata perché entrò nel piano di rientro. Ci sono tante regioni che hanno il piano di rientro ma senza il commissario. Quando ci si accorsero di questa distrazione di somme, fu addirittura commissariata. Quindi 190 li abbiamo coperti, ne restano da coprire 328, più una questione che riguarda la mancata entrata fiscale per preventivato in una certa misura, si è ridotto di 32 milioni di euro, perché ovviamente la crisi ha determinato anche questo, per cui dovremo coprire 360 milioni. Insomma, la cosa è grave. Sì, è grave, è molto grave. Sì. In totale, qual è il debito per quanto riguarda la sanità? Guardi, per quanto riguarda la sanità, il debito, noi oggi il debito lo stiamo riducendo moltissimo. Io parlo del debito, c'è un debito fisiologico della sanità, ma qualunque azienda ha un debito. Ovviamente c'ha crediti sufficienti per pagare questi debiti. Ad oggi il debito della sanità praticamente la parte preponderante di quello che è il debito della Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo oggi ha 3 miliardi e mezzo di debiti, quindi 3 miliardi e mezzo di euro di debiti. Ne aveva, quando sono entrato io, 4 miliardi. In realtà abbiamo scoperto che il debito era maggiore. Non era 4 miliardi, ma era 4 miliardi 360. E già 4 miliardi di debiti era il più alto debito tra tutte le regioni italiane. Cioè gli abruzzesi erano indebitati più di tutti gli altri italiani. E questo perché? Perché, per tutte le questioni che noi sappiamo, ma che cosa, qual è l'effetto di questo debito così alto? Perché sennò la gente dice che me ne importa, la regione ha bel debito, lo Stato ha bel debito. In realtà che il debito impedisce qualunque politica di sviluppo, perché erode tutta una serie di disponibilità che altrimenti sarebbero destinabili invece a tutti gli altri bisogni della Regione Abruzzo. In pratica il debito mina ed elimina quote di futuro ai giovani abruzzesi, perché si ritrovano questi giovani abruzzesi con un fardello incredibile. Questo è un po' quello che sta accadendo anche al paese, però alla Regione Abruzzo di più che altre regioni italiane. Allora il primo obiettivo per noi è stato ridurre il debito, perché non esiste nessuna comunità al mondo che è gravata di debiti e gravata di tasse sia in grado di fare un percorso, diciamo, stabile di sviluppo. Quindi per noi la prima cosa era ridurre il debito. Abbiamo ridotto questo debito in 2 anni, perché ancora non facciamo 2 anni, di 500 milioni di euro, quindi 1.000 miliardi di vecchie lire. Che qual è stato l'effetto? L'effetto che la società di rating internazionale, che valuta l'affidabilità delle regioni e anche degli stati, ha per la prima volta dal 2005, che aveva sempre abbassato il rating, cioè il giudizio sulla qualità del debito di una regione qual è l'Abruzzo, per la prima volta l'ha aumentato. Cioè noi siamo passati da prospettive negative a prospettive stabili. C'è più fiducia sul mercato internazionale. Sì, insomma, questo significa, anche qui il cittadino potrebbe dire, ma che me ne importa a me del giudizio? No, è che noi paghiamo di meno il nostro indebitamento. Lei ha parlato di novità, appunto di questa novità debitoria a causa di vecchi governi regionali, 2004, 2005, 2006, 2007, quindi, tanto per essere chiari, giunta Pace e giunta Del Turco. Sì, posso anche dire le cifre, così facciamo anche chiarezza su questa cosa. Nel 2004 sono stati distratti 95 milioni di euro, giunta di centrodestra. 2005 sono stati distratti 135 milioni di euro. La responsabilità qui è da condividere, perché fino al mese di aprile c'è stata la giunta di centrodestra, la giunta Pace. Dal mese di aprile del 2005 c'è stata la giunta di centrosinistra. Direi che, diciamo, condividiamo, perché l'una non doveva fare una finanziaria in un certo modo, l'altra non doveva confermarla, perché in effetti nel mese di agosto, anzi prima, la giunta Del Turco annullò molta parte della finanziaria per poi ripristinarla nel mese di ottobre. Quindi alla fine la responsabilità è collettiva. Nel 2006 sono stati, giunta di centrosinistra, 196 o 97 milioni di euro. Adesso il milione di euro lasciatemelo, consentitelo. A spanne. Okay. Il 2007 101 milioni di euro. Quindi se dovessimo... del 2007 come un anno particolare. Sì, perché vede, perché? Il 2007 non si tratta di una distrazione di fondi simile a quella che è venuta nel 2006. Il 2007 è l'anno in cui la Regione Abruzzo doveva firmare il piano di rientro e il Governo nazionale gli disse: guarda, tu hai una perdita di 101 milioni relativa al 2006.
6, perdita del sistema sanitario calcolata con alcuni criteri del tavolo di monitoraggio. Me la devi coprire con la fiscalità aggiuntiva, cioè quella, l'addizionale IRAP e l'addizionale IRPEF, che è stata messa appositamente in misura maggiore appunto per ripianare i debiti della sanità. Per la verità questo non aveva fatto il governo di centrosinistra nella finanziaria. Aveva detto che le perdite del sistema sanitario, 101 milioni di euro, sarebbero stati coperti con l'alienazione degli immobili che sarebbe stata effettuata nel 2007 per 101 milioni di euro. Questo al governo non andava bene, perché è chiaro che era una posta fittizia. Nessuno avrebbe potuto realizzare nel 2007 alienazioni di immobili per 101 milioni di euro. Di conseguenza il governo pretese una legge da parte della Regione Abruzzo che correggesse questa impostazione della finanziaria. Fu la legge 4 del 2007, dove il governo disse: mi devi dire chiaramente che la fiscalità aggiuntiva è destinata a coprire le perdite del sistema sanitario. E questo fecero questa legge. Naturalmente per il governo del Turco si poneva un problema: ma cavolo, se io nella finanziaria ho coperto le spese della Regione Abruzzo, 101 milioni di euro di queste spese, le ho coperte con la fiscalità aggiuntiva, se adesso la fiscalità aggiuntiva la devo destinare a coprire le perdite della sanità, mi rimane il buco di 101 milioni. Avevano due strade. Una strada era quella di cancellare spese per 101 milioni di euro e un'altra strada era invece quella che usarono, sempre nella legge del 2007, di coprire queste spese di bilancio attraverso l'alienazione di immobili che sarebbero avvenute nel 2007. Posta fittizia, perché nessuno avrebbe potuto realizzare nel 2007 le vendite per 101 milioni di euro. Quindi questa legge metteva a posto il desiderata del governo, ma fu assolutamente violata. Di conseguenza è emerso questo ulteriore debito. A proposito di questa vendita di, come dire, di immobili, chiedo scusa se devo essere tecnico, però, no, ma in questo caso sì, ma ora faccio anche domande chiare, un po' come se, non come se fosse, come sono abruzzese, certo. Come se, e le domande che mi vengono e credo che siano un po' quelle di tutti gli abruzzesi. Quando si parla di vendere per 101 milioni di euro, di proprietà della regione ovviamente, qualche esempio per far capire di che cosa stiamo parlando, che cosa può vendere la regione? Ma immobili regionali, immobili di proprietà della regione, delle ASL, e quindi, ma lei capisce bene che se nel bilancio si mette una posta di 101 milioni in entrata dall'alienazione degli immobili, si presume che quell'alienazione di immobili si deve completare in quell'anno, cioè nel 2007. Qualcuno ha detto, nel 2007 non hanno fatto nemmeno una vendita. Qualcuno ha detto, Chiodi però non ha venduto questi immobili. Ecco, grazie, nel 2007 non c'ero io. No, dico tuttora in questi ma ultimi due anni. Ma se io li vendessi ad oggi, li dovrei mettere nel bilancio del 2010 come entrate, mica nel bilancio del 2007. Il bilancio è annuale. Cioè, io capisco che l'opposizione di fronte a una situazione di questo genere voglia, tanto in politica si può dire tutto il contrario di tutto, non c'è mai un giudice, per cui alla fine, anche se i cittadini dovrebbero essere informati, perché se fossero informati forse le classi dirigenti che poi amministrano così, cioè questi hanno tolto soldi alla sanità, diciamo la realtà, cioè hanno tolto soldi ai malati per finanziare, ripeto, le leggi omnibus magari. È normale che, che l'opposizione cerchi di dire ma Chiodi le poteva vendere magari nel 2008, nel 2009, no, il 2008 no, nel 2009 no, terremoto, ci siamo dedicati, nel 2010, ma se così fosse stato avrei messo nel bilancio del 2010, che c'entra con il bilancio del 2007? Cioè il buco c'è sempre, dal 2007, cioè, sono, prima. O sono ignoranti, ed è l'ipotesi migliore, perché uno può essere benissimo ignorante di contabilità pubblica e di bilancio pubblico, certo che è grave, perché un compito di un amministratore è quello di gestire al meglio le risorse che i cittadini mettono a disposizione dell'amministratore, quindi dovrebbero conoscere a menadito le norme del bilancio pubblico, e sarebbe l'ipotesi che io voglio dire comunque migliore. Nell'ipotesi più negativa stanno cercando di inquinare la questione per spostare l'attenzione da un fatto, cioè da chi ha distratto, togliendo, lo ripeto ancora una volta, fondi ai malati, per giustificare un comportamento assolutamente inaccettabile. Molti o sono per nasconderlo. Molti sono quelli che in questi giorni hanno detto vogliamo vedere le carte, come è giusto che sia d'altronde. Ma insomma, uno che non sa tecnicamente come vanno le cose, però pensa, ma com'è possibile che non ci si è accorti prima di questo buffo, come si suol dire, così all'improvviso? Allora, primo aspetto, dovremmo già condannare chi il buco l'ha creato, ripeto, togliendo fondi, e questo non è stato Chiodi.
Secondo aspetto, a Chiodi gli si può dire, ma come mai te ne sei accorto adesso nel 2010, anziché accorgertene quando sei entrato? Beh, intanto io sono entrato il 27 gennaio del 2009, come abbiamo detto, il 6 aprile c'è stato il terremoto, però questa cosa era già stata, erano già emerse delle irregolarità. Uno erano i 197 milioni di euro, come lei sa, che abbiamo poi coperto con il piano di rientro, perché noi l'abbiamo coperti 197 milioni di euro. Gli altri, era emerso che per il 2004 e il 2005, da questa ricognizione che si stava facendo, e poi spiegherò perché questa ricognizione si stava facendo, era emersa che c'era questa diciamo situazione anomala per cui sembrava che ci fosse stata una distrazione di fondi dal Fondo Sanitario Nazionale e non fosse stato dato alle ASL. Però l'analisi non era, era talmente grossa, cioè la questione era talmente incredibile. Nessuna regione italiana, nemmeno la Calabria, ha fatto cose di questo genere. Non dico male della Calabria, voglio dire una regione che ha la sanità in una situazione drammatica. Lì non riescono manco a fare i conti, hanno dovuto mandare la Guardia di Finanza. Però non è emerso nemmeno per loro. E sembrava una cosa incredibile. O comunque dice, benissimo, ci può essere stato che non sia stato dato questo Fondo Sanitario Nazionale nel 2004 e nel 2005, ma è stato recuperato poi nel 2007, nel 2006, nel 2008. E quindi questa analisi abbiamo deciso di farla col Ministero, dal 2000 al 2008. 2000 tutto a posto, 2001 tutto a posto, 2002 tutto a posto, 2003 tutto a posto, 2004, 2005, 2006, 2007 problemi, 2008 tutto a posto. Cioè non c'è stato un recupero di queste, perché uno poteva dire si hanno distratto perché magari hanno dato di più prima, quindi una situazione per cui si è dovuto completare l'analisi. Dopo che si è completata l'analisi si è potuta arrivare ad una valutazione oggettiva. Altro aspetto. Perché è stata fatta questa ricognizione? Ecco, perché è stata fatta questa ricognizione? Noi applichiamo le leggi e il patto per la salute prevede che per le regioni in piano di rientro si faccia l'esame dei conti economici, perché cosa è importante? È importante che la sanità si avvii a un rapporto di equilibrio, cioè la gestione annuale sia in pareggio, cioè il Fondo Sanitario Nazionale è quello che c'hai e quello che spendi, non di più. Se non che a un certo punto, dal 2009, il Ministero dell'Economia ha detto affrontiamo anche la questione degli stati patrimoniali consolidati, facciamo il consolidato di tutte le ASL che rappresentano una regione e mettiamolo a confronto con quello che invece è la situazione patrimoniale della regione, in maniera tale da creare uno stato patrimoniale consolidato della sanità. Era un nuovo strumento che è stato utilizzato per la prima volta nel 2009 e che l'analisi è cominciata nel 2009. Infatti tutte le regioni italiane l'hanno fatta adesso questa analisi. E quindi ci si è attivati per fare questo tipo di discorso. Prima non era chiesto dalla legge, perché se fosse stato chiesto dalla legge, probabilmente se ne sarebbero accorti nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2008, se ne sarebbero accorti. E soprattutto, se ci fosse stato questo strumento, probabilmente non l'avrebbero fatte quelle distrazioni, perché sapevano che si sarebbero scoperte. E, allora, questo è tutto ciò che, appunto, secondo lei ha prodotto la situazione che ci troviamo. No, quello che sta dicendo. Non è secondo me. Verrà il ministro Fazio, peraltro, il 21, perché visto che si vive in un mondo in cui non è vero ciò che è vero, ma ciò che compare, perché c'è gente, mentre noi stiamo a lavorare dalla mattina alla sera, io ho trovato difficoltà anche essere qui con lei questa sera per rendicontare ai cittadini quello che sto facendo, altri invece non lavorano, cioè o perché stanno all'opposizione o perché non hanno nemmeno un lavoro, e dalla mattina alla sera pensano a come inquinare attraverso un comunicato stampa le notizie che vengono date. Qui io non sto dando delle notizie come Presidente della Regione, sto dando le notizie come Commissario del Governo e parlo per effetto di questioni che sono emerse all'interno di un tavolo di monitoraggio che non è composto solamente da Gianni Chiodi, commissario, dal Ministero dell'Economia e dal Ministero della Salute, è composto da tutte le regioni italiane, quindi sono anche le regioni italiane, per cui basterebbe sentire una qualunque regione italiana per essere scandalizzato di quello che ha fatto l'Abruzzo, avere conferma di questo, quindi insomma i giochetti della politica possono, vabbè ci saranno sempre. Sì, no, perché i numeri teoricamente non sono opinabili, ma in politica spesso guardi, qui stanno cercando, perché io ho visto la polemica che ha fatto in questi giorni il centrosinistra, appoggiata da un editoriale incredibile da parte di un autorevolissimo giornale locale, che invece di porsi, quando io ho dato questo annuncio, invece di scandalizzarsi per chi aveva distratto questi fondi, ha cercato di dire, anche l'editoriale, ma come mai Chiodi se n'è accorto solo adesso? Non è un buon amministratore, si deve dimettere.
ehi, ma stiamo scherzando? Se anche io avessi ritardato un anno a scoprire una cosa di questo genere, e non è così, ma il problema mica sono io, il problema è chi ha distratto, chi ha tolto i soldi ai malati, io sto cercando di restituirli. Si è letto anche sui giornali che lei sarebbe stato anche quasi sul punto di dimettersi, è vero? Guardi, io quando ho avuto la notizia, era la sera del consiglio comunale, del consiglio regionale, verso la fine del consiglio regionale, ho avuto la notizia definitiva di questi accertamenti, perché, ripeto, c'era la speranza che 170 milioni di euro che erano emersi nella fase, sa, l'indagine si sta facendo, emergono il 2004 e il 2005 questi problemi potevano essere recuperati da un comportamento virtuoso che è avvenuto negli anni successivi, cioè rimpinguate queste somme, cioè restituite come Fondo Sanitario Nazionale. Quando ho saputo che questo non era avvenuto e che addirittura era superiore il deficit perché c'erano state ulteriori distrazioni invece che restituzioni, a questo punto non è che mi è venuto di rimettermi, mi è venuto semplicemente di mandare a quel paese tutti a dire ma insomma io qui c'ho un fardello incredibile, io c'ho 4 miliardi di debiti, adesso sono 4 miliardi 360. Ho detto io sono un abruzzese come gli altri, che sono rimasto colpito da questa situazione, adesso però colpito come cittadino, ma che adesso ho una cosa da risolvere incredibile. Allora, il primo debito dell'italiano, la regione Abruzzo. Ho il sistema sanitario, direi, più, diciamo così, incancrenito, e non solo sotto il problema del profilo finanziario, probabilmente l'Italia, sotto il profilo finanziario sì. La crisi economica più grave dal 1929. Problema il terremoto della questione. Ma insomma, voglio dire, è vero che io sono entrato il 27 gennaio del 2009 e sono solo 2 anni, ma in questi 2 anni gli arresti di assessori, un attivismo particolare della magistratura, che io, per quello che ho già detto prima, per quanto riguarda, per me sono tutti innocenti finché non vengono condannati, ma è chiaro che questo crea una situazione di ansia e condizione. Voglio dire, a un certo punto ti viene anche da dire, ma scusa, io mica acquisto, insomma, voglio dire, per quale privilegio? Il grande onore di essere Presidente della Regione Abruzzo? Io sono fiero di esserlo, però quando le montagne devono essere scalate ti viene un momento, ti è venuto un momento, ma non di dimetterti, però tenga conto che diciamo è durato così. Il tempo di prendermi un caffè e di dire poi qui bisogna combattere, e ho detto, ho pensato tra me e me, per fortuna che ci sono io. Poi mi dice la marca di caffè che ha preso, perché se tira su in questa maniera è da, sicuramente da prendere. A parte le battute, perché qui le cose sono decisamente molto serie. Ora, appunto, questa è la situazione. Come uscirne fuori? Lei ha detto prestito da chiedere a Roma di circa 200 milioni di euro, rientrare di questo prestito in 30 anni se non ricordo male, e poi utilizzare i fondi FAS per questo debito. Apriti cielo per l'opposizione, perché dice che i FAS devono essere messi in circolo per altre situazioni, per far rimuovere l'economia in un momento difficile, drammatico come l'attuale, e qualcuno del centro-sinistra ha detto ma perché non chiede al governo Berlusconi di fare quello che è stato fatto per il comune di Catania anche per l'Abruzzo? Che centrosinistra è fatto così, prima fa i danni e poi vorrebbe che questi danni qualcuno non li pagasse, in realtà li pagano gli abruzzesi, il problema è che se non si fanno i danni non si pagano. Però detto questo, allora il patto tra tutte le regioni italiane e lo Stato, quindi non è una cattiveria dello Stato, è una legge, è diventato il patto per la salute, prevede che in questi casi ci siano aumenti delle tasse. Allora, l'obiettivo nostro è evitare l'aumento delle tasse. In sostanza che cosa dice? Perché sarebbe drammatico poi in una situazione economica. Lo sai che cosa dice? I cittadini che, in pratica, qual è la filosofia che sottende a questo patto per la salute? I cittadini che sbagliano a scegliere i loro governanti non possono dare la colpa ai loro governanti. Ne pagano le conseguenze. Anche perché sennò poi non si capisce chi amministra bene e chi amministra male. Se tutto va... cioè noi per anni abbiamo firmato cambiali mefistofeliche la nostra classe dirigente, mettendo appunto a carico delle future generazioni certe cose per ottenere il consenso. Come la si capirebbe del mai? Magnana, ma come si capirebbe mai? Allora, noi, patto per la salute, anche la Regione Abruzzo, è stata d'accordo nel dire, nel caso in cui non si è in equilibrio, non si possono chiedere soldi a pantalone né alle altre regioni, come è stato accaduto nel passato, che ovviamente avevano meno risorse, ma ognuno si deve risolvere i propri problemi. Allora,
Premesso quindi che io voglio evitare a tutti i costi l'aumento delle tasse, le alternative sono naturalmente quella migliore possibile, quella di ottenere un prestito a lungo termine. Perché? Perché diluiamo, sia pur pagando con gli interessi, diluiamo questo debito che altri hanno fatto per noi, ma almeno non lo paghiamo subito, lo paghiamo in 30 anni, anche qui scaricando purtroppo sulle future generazioni. Ma era un debito che esiste, non è un debito che stiamo inventando, quindi lo paghiamo e però lo rateizziamo. Perché 200 milioni di euro e non di più? Perché c'è 1 miliardo di euro a disposizione che sulla finanziaria è stato messo proprio per far fronte a queste situazioni delle regioni in piano di rientro, cioè delle regioni in difficoltà. È 1 miliardo di euro che è un prestito, non è un regalo. Allora, questo 1 miliardo di euro era stato messo per le regioni Calabria, Campania, Lazio e Molise. Ovviamente, ho detto a questo punto, l'Abruzzo, noi scontiamo dei comportamenti incredibili del passato, anche noi possiamo accedere a questa cosa, però possiamo accedere per un quinto, cioè 1 miliardo di euro, 5 sono le regioni, 200 milioni ciascuna. Quindi la situazione abruzzese ha creato problemi anche ad altre regioni. Sì, che stanno infatti ostacoleranno questa cosa, perché loro dicono che 1 miliardo di euro era destinata ai loro, situazioni, loro lo ostacoleranno. E quindi sono 200 milioni di euro, ammesso che riusciamo ad averli. Per arrivare a 360 dobbiamo aggiungerci altri 160. Fondi della regione non ci sono perché noi stiamo riducendo il grande deficit che avevamo, non è che possiamo farne delle altre. Le tasse non vogliamo metterle e vogliamo combattere affinché non si mettano. L'altra possibilità che ha dato il governo nella finanziaria è l'utilizzo dei fondi FAS. In pratica, fondi che poi ovviamente dovranno essere sottratti a quelle che sono le politiche di sviluppo. I fondi FAS in totale, ricordiamo, 700, per la regione Abruzzo saranno alla fine 730 milioni di euro i fondi FAS, 161 dovrebbero essere destinati a questo punto purtroppo al debito sanitario, ma tutto ciò è per evitare l'aumento delle tasse nei confronti dei cittadini abruzzesi. Certamente, che cosa dice il centrosinistra? Per l'Abruzzo dovrebbe fare lo Stato, anziché dare un prestito, fargli un regalo. Ma questa è una logica degli anni del secolo scorso, cioè quando si faceva Pantalone. Questo lo dovrebbe fare per tutte le regioni italiane in deficit, quindi per il Lazio, per la Campania, ma stiamo parlando lì di 4 miliardi di euro di debiti. Il Lazio che cosa ha fatto? Per far fronte ai suoi debiti impegnerà tutti i fondi FAS per il debito che altri hanno fatto per la sanità. Prenderà un prestito di 4 miliardi di euro sul mercato internazionale, a 30 anni, ma sul mercato internazionale, prenderà la propria quota e ha aumentato anche le tasse. La Campania ha aumentato anche le tasse, l'Abruzzo è in condizione di aumentare le tasse. Lo sai perché a noi forse ce lo faranno fare tutto questo? Perché altrimenti, come gli altri, dovremmo aumentare anche le tasse noi. Perché? Perché noi siamo ritenuti a livello nazionale la regione che affidabile, ha fatto i maggior passi di risanamento, sia per quanto riguarda il debito totale della regione che per quanto riguarda la tendenza verso l'equilibrio dei conti della sanità. Quindi noi siamo il fiore all'occhiello oggi della conferenza delle regioni e dei tavoli di monitoraggio, però questo non è che può essere sempre. Assolutamente sì. Cerchiamo di accelerare, sebbene... Chiedo scusa. No, ci mancherebbe altro, sta spiegando doviziosamente ciò che deve spiegare un Presidente della Regione in un momento simile per quanto riguarda questa problematica. Un'altra critica che le viene rivolto è, sta dicendo delle cose, cercheremo di fare, in realtà è già tutto deciso, compreso anche il piano del riordino sanitario e tutto il resto. Ma guardi, se abbiamo raggiunto questi risultati in sanità, se è vero che c'è stato un editoriale della Repubblica, un giornale di centrosinistra, qui lo possiamo dire perché non è una scuola, di Mario Pirani, che ha portato un editoriale che iniziava così, il titolo era questo, anche nel sud c'è chi dice yes we can, attribuendo il motto di Obama quindi, no? E parlava solamente dell'Abruzzo, il corpo dell'articolo dell'Abruzzo e del suo percorso del risanamento sanitario, beh, questo è forse dovuto proprio a questo fatto, che io non solo le decisioni le ho prese, anche se impopolari, ma sono per una questione, per fare una sanità migliore, non per una sanità solo in equilibrio. E quindi l'ho fatto, i risultati contano. L'Abruzzo invece, quando non ha avuto questo commissariamento, quando non ha avuto questa spinta, l'Abruzzo ha sfasciato i conti e la sanità. Il piano di riordino è questo? C'è un commissario per la sanità. Vede? Chi ha causato il commissariamento, chi è stata causa del commissariamento, poi non può lamentarsi che il commissariamento c'è.
Se si fossero comportati bene, oggi l'Abruzzo non sarebbe commissariato e magari potrebbero stare ore e ore anche l'opposizione a parlare delle questioni. In realtà oggi c'è un commissariamento, io sono il commissario, ho l'obbligo di portare l'Abruzzo a un livello di equilibrio e quindi mi assumo tutte le responsabilità. Questo non vuol dire che con loro non mi ci confronto. Mi confronto molto spesso, mi sono confrontato con i sindaci, mi confronto con le associazioni, mi confronto con i sindacati, mi confronto con tutti, ma la decisione alla fine non si mette ai voti. La decisione la prende il commissario dopo essersi confrontato. E soprattutto non ci sto a perseverare e a perpetuare quella gestione politica della sanità e clientelare e localistica che ha portato la Regione Abruzzo in queste condizioni. Quindi, interpreto il piano di riordino, questo è. Piano di riordino, questo è. E anche il piano che riguarda la riduzione dei primari, delle cosiddette unità operative complesse. Vedete, io l'ho fatta e sono il primo presidente di regione che lascerà un debito più basso di quello che ha ereditato e che lascerà un numero di dirigenti più basso di quello che ha ereditato e anche un numero di primari più basso di quello che ha ereditato. Ma perché? Perché in Abruzzo ci sono più primari di quanto ce ne siano nelle altre regioni italiane, nell'Emilia Romagna, dove la sanità funziona. Qui abbiamo fatto tutti i generali perché questo portava voti, però sfasciava il futuro degli abruzzesi. Che fine hanno ovviamente fatto? Ovviamente li sento tutti, però dopo la decisione la prende il commissario. Certo, qua ho fatto un po' di ricerche, insomma qualcuno dice che fine hanno fatto le UTAP, il nuovo ruolo dei medici di famiglia, perché nel piano operativo non si parla di hospice, se non vado errato, si dica, per i malati terminali e tutte queste cose. Anzi, no. Vede, anche qui l'ignoranza regna sovrana. Il mio piano operativo si chiama Piano Operativo 2010. Non si chiama piano operativo 2010-2013. Cioè significa che noi nel piano operativo abbiamo messo le cose che avremmo fatto nel 2010. Adesso, perché vede, fare i libri dei sogni in politica l'hanno fatti tutti, no? Fanno un piano operativo che poi non applicheranno mai o che ci metteranno anni. Io invece ho fatto un piano operativo solo per il 2010 dicendo quello che avrei fatto nel 2010. Adesso presenterò il piano operativo per il 2011 e poi presenterò il piano operativo del 2012. Queste cose ci sono, ma quando le faccio? Capisce? Cioè io ero in grado nel 2010 di mettere in ordine sulla sanità privata, che non aveva contratti e non aveva tetti. Ero in grado di fare la riconversione degli ospedali. Ero in grado di fare una serie di altre questioni che abbiamo fatto, i fabbisogni, le cose, di ridurre i costi della sanità, non ero in grado di fare tutto in un anno. E quindi nel 2011 sarà tutto il resto. E anche il 2012, perché non è che un sistema strutturale si cambia nel giro di qualche mese. Un altro tema, il recupero credito dei privati, che cioè a quanto ammonta, come siamo messi? Allora, in base a quelle che sono state le analisi che poi noi abbiamo ultimato, nei confronti dei privati, questo è un credito piuttosto importante e noi stiamo facendo le azioni di recupero. Azioni di recupero, sai che cosa significa? Significa fare le cause. E lei sa che cosa significa quando si fanno le cause, non è che si risolvono subito. Io ho anche cercato di dire, vede, di far contabilizzare nel piano di rientro, non nel piano di rientro, nei conti annuali, ho anche detto, guardate, se noi abbiamo questo credito nei confronti delle cliniche private, contabilizzatelo come sopravvivenza attiva. Allora mi hanno detto, no amico mio, lo contabilizzeremo come sopravvivenza attiva solo quando sarà realizzato. E può essere realizzato in due modi. O le cliniche private accettano questa decurtazione e ci fanno la nota di credito e non lo faranno mai. O una transazione. Oppure a seguito, o la transazione, o a seguito di un contenzioso. Quindi noi stiamo facendo le azioni di recupero, stiamo facendo le compensazioni e noi non paghiamo. Però purtroppo, cioè, che voglio dire, se io ho un credito verso l'idea di 100, le do di meno. Okay. Naturalmente questo porterà alla fin fine a uno scontro giudiziario, oppure ad una transazione. Le transazioni sono cose delicate, perché, vede, se io e lei ci mettiamo d'accordo, ci sarà sempre un giudice che potrà venire da me e dire tu hai fatto una transazione, gli dovevi dare 100, gli hai dato 50, ma invece gli potevi dare 49. Allora, le nostre strutture sono molto attente su questo. E quindi, però io auspico che ci sia una transazione. Perché? Perché, insomma, noi abbiamo già messo delle regole nuove per il rapporto pubblico-privato.
e non è ancora finito, perché adesso dovremo scegliere noi quali sono le prestazioni di cui abbiamo bisogno, non di quelle di cui hanno bisogno i primari. Abbiamo pochissimi minuti. Prego. Io avrei da chiederle tantissime cose. Innanzitutto, comunque, oggi comunque una bella notizia sono i dati del Cresa, no? Spieghiamo un attimino. Allora, devo dire che contro la retorica del declino, che è una retorica strumentale molte volte, non dell'opposizione, io parlo anche delle corporazioni che pensano che rappresentando una situazione peggiore possono ottenere soldi. No, non possono ottenere soldi perché i soldi non ci sono più, ce li siamo già mangiati, l'Abruzzo li ha già divorati. E il terzo dato, il terzo trimestre, con segno positivo per le imprese manifatturiere. Quindi noi sentiamo delle litanie ancora che riguardano il 2009. Il 2009 è stato l'anno più grave nella storia dell'Abruzzo, più grave a partire dal 1929. Oggi siamo quasi a fine 2010. Bene, non solo abbiamo dati positivi col segno positivo, ma a due cifre. Quindi vuol dire più 10% per quanto riguarda la produzione. Quindi questo significa che ci sono l'economia si sta rimettendo in moto. Il problema vero è che sull'occupazione ancora non ci sarà un effetto positivo, perché purtroppo quando c'è stata una crisi che cosa accade? Che intanto è normale che quando c'è la ripresa l'occupazione ci voglia un lasso di tempo prima che le imprese comincino a riassumere, ma soprattutto nel momento in cui c'è una crisi le imprese razionalizzano tutti i fattori produttivi e fanno una forte opera di produttività, di aumento della produttività, e questo significa che l'occupazione ancora non riprende. Io però, se i dati questi sono confermati, come sono confermati perché l'indagine del Cresa è un'indagine, io ritengo che tra breve, forse a metà, ma anche questo anche economisti importanti come Pino Mauro lo dicono, a metà del 2011 vedremo dei segni positivi anche sulla luce, così in lontananza nel tunnel. Le crisi possono essere profonde, ma alla fine finiscono. Beh, questo è il bello, dopo ogni notte c'è un'alba, come si suol dire. Rapidamente, altra cosa, tema così di grande attualità, il rimpasto, se ne parla da tempo. Diciamo che oramai si aspetta il 14 dicembre, che comunque è una cosa utile per vedere che cosa accade a Roma. Guardi, il rimpasto, se ne parla da tempo, ma è sbagliato dire così, perché da tempo, ma il quadro politico non era chiaro, cioè io non sapevo che cosa faceva il FLI, non sapevo quale sarebbe stata la decisione del Tribunale di Libertà su Venturoni, quindi quando ci sono state queste cose, allora il quadro politico è diventato chiaro e da quel momento ci siamo messi a lavorare veramente. Io dico che non c'è bisogno di aspettare il 14. Quindi? Per me è pronta la questione, devo scegliere solo il momento in cui annunciarla. Ci siamo sentiti anche con i partiti, con il partito, abbiamo sentito anche il FLI, abbiamo sentito anche l'MPA, ovviamente non tutti la pensano uguale, ma questo è sempre così. Questo è normale. Naturalmente in politica, io credo che la questione ormai sia matura. Ma c'è comunque un rimescolamento di deleghe? Ma guardi, questo delle deleghe è una competenza mia, tanto abbiamo visto un po' gli assessori. Sto chiedendo a lei, infatti. Ma più che rimestamento delle deleghe, ci sarà qualche delega mia. Vede, io non sapevo quando mi sono dato le deleghe da solo. Ne ha tante, un intero commissario. Vabbè, insomma, ce ne sono alcune. Altra critica che viene rivolta. Beh, è chiaro, c'è gente che non sarebbe in grado nemmeno di, cioè c'è gente che non lavora nella vita, che non ha mai fatto niente. Ma ha 24 ore a disposizione, evidentemente. No, la differenza è questa, che io sono uno che è abituato a lavorare e che ha sempre lavorato nella vita. Per chi invece non ha mai lavorato nella vita, e spesso in politica ce ne sono tanti, soprattutto nel centro-sinistra, e sembra strano che uno possa fare tutto questo, però io lo faccio tutto questo. Quanti volti nuovi ci saranno nella nuova giunta? Io credo due. Due? Uomo, donna, un uomo, una donna? Lei è un ottimo giornalista, ma non è il momento. La ringrazio. Domani chiuderemo questa cosa. Vabbè, mi sentirò con Filippo Piccone, Fabrizio Di Stefano, per chiudere tutte le altre. E l'ufficializzazione dovremmo averla per? Ma penso la settimana prossima. Settimana prossima, dopo il 14 allora. Così a scanso di equivoci. Comunque le assicuro che il 14 non influisce, perché noi sappiamo già che accadrà il 14. Sappiamo già che il 14 cosa accadrà. Cioè, che il governo Berlusconi avrà di nuovo la fiducia, guardi, anche alla Camera. Io, oltre a fare cose, come sa, faccio anche parte dell'ufficio di presidenza nazionale del PDL. Noi sappiamo anche cosa accadrà dopo il 14. E le posso assicurare che non influisce sulla questione della giunta abruzzese. Quindi mi guardi capire che tra PDL e Futuro e Libertà si tornerà di nuovo un po'. Ma guardi, allora, Futuro e Libertà io non so che cosa decideranno a livello nazionale, non ci interessa. I rapporti che. Noi con Nasuti, Rabuffo, la Stati a maggior ragione, che è stata addirittura in giunta, credo che siano a conoscenza di tutti i problemi della regione Abruzzo e quindi
No. Castiglione resta vicepresidente. Castiglione resta vicepresidente. E il presidente della commissione bilancio rimane lo stesso. Lei sta facendo troppe domande. È il mio mestiere. Sì. Un'ultima cosa prima di chiudere. Dopo 2 anni di silenzio, almeno televisivo, sabato scorso, proprio lì al suo posto, sedeva un grande personaggio della politica, ovvero sia Gaspari. Luciano D'Alfonso. Beh, Gaspari è stato un grandissimo, se vogliamo, sotto alcuni punti di vista. E a un certo punto gli ho fatto una domanda. Prego la regia di mandare in onda, è rapidissimo. Un nome e un pensiero, Chiodi. Lo ritengo una persona seria, lo ritengo fortemente impegnato sui tanti fronti che lo riguardano, a volte mi dà l'idea come di una estraneità, l'estraneità dalle responsabilità di questa fase, l'estraneità dai grandi problemi che appesantiscono questa fase, l'estraneità anche, diciamo, da un sopravvenire a quella responsabilità che forse lui non aveva esattamente programmato che potesse essere così impegnativa. Allora, che rispondiamo ad Alfonso? Chi l'ha capito? Io non l'ho capito. Beh, comunque ha detto che innanzitutto è una persona seria, quindi uno che è stato eletto presidente della regione almeno deve essere una persona seria, su questo non c'è dubbio, almeno deve essere una persona che si impegna. Non ho capito tutto il discorso del sopravvenire, però lui è spesso parola liberista, quindi non si capisce. È chiaro che non potevamo sapere quello che avremmo incontrato, ovviamente nemmeno lui, che sarebbe stato in grado di pensare che ci sarebbe stata la crisi più grave dal 1929, nemmeno lui sarebbe stato in grado di prevedere che ci fosse un terremoto. Quindi è chiaro che su di me è caduto un impegno inenarrabile, però i risultati sono quelli che contano. I risultati sono debito più basso, lascerò il debito più basso. Ho chiuso, anche ho messo in liquidazione anche Abruzzo Engineering, cioè non voglio dire, sto chiudendo tutte quelle che sono le, ho ridotto i costi della politica, siamo l'unica regione italiana che ha ridotto i compensi ai consiglieri e la cosiddetta pensione ai consiglieri, nessun altro l'ha fatto e pare che la questione sia ormai, ho messo in liquidazione la SIR, Società di Ingegneria Regionale, ho messo in liquidazione l'ARET, che era un'azienda che faceva... Ora sembra, cioè, che stia facendo l'appello al voto. Le sto dicendo queste cose per dire che in 2 anni sono state fatte cose che l'Abruzzo aspettava da decenni, se non da più di qualche decennio. Secondo lei D'Alfonso che farà prossimamente? Non lo so, io penso che D'Alfonso sia innamorato della politica, cioè c'è una differenza profonda tra me e lui. Lui viene dall'ex Democrazia Cristiana, quindi formato con una certa, diciamo così, formazione anche culturale, di governo parlo, più che sì. È stato uomo di partito, io sono stato o sindaco o presidente di una regione, quindi il mio approccio è molto più di amministrazione, di governo, piuttosto che di politica. La prima tessera è quella del PDL. Sì, siamo persone profondamente diverse, non riesco quindi a immaginare cosa può decidere lui. Penso che uno che così, diciamo, da sempre ha fatto politica, penso che voglia sperare di continuare a farlo. Per quanto mi riguarda, invece, io le dico subito che fare tutta la vita la politica è uno dei vizi di questa, della nostra, diciamo così, impostazione. Mi vuol far intendere che fra 3 anni non si ripresenta? No. Guardi, io me l'ho dimesso da sindaco senza avere la candidatura, lei lo sa. Anzi, senza, nessuno pensava che io potessi essere candidato. Non ho nessun problema a pensare che la mia vita da 3 anni sia quella di un normale cittadino, un normale professionista. Questo è l'approccio anglosassone, anche delle questioni. C'è molta gente che però non può farlo. È questo, io... La cosa che dico di stare attenti a tutti i nostri... insomma, dico che la politica ti fa innamorare, ti fa anche esaltare, la gestione del potere può essere una cosa, una sorta di droga, perché il potere dà, può essere una certa di droga. Io questa cosa non la vivo e quindi se dovesse essere che tra 3 anni torno a fare il normale cittadino non c'è nessun problema. Tenga conto che a me c'è anche una diversità di impostazione. Io so che quando si salgono le scale, quando fai il presidente della regione, le scale le stai salendo, incontri le stesse persone
che incontrerai quando quelle scale le scenderai. Io so che quelle scale le scenderò. Forse personaggi come lui, come altri che sono dediti alla politica completamente, pensano di poterle salire sempre. E anche questo è un atteggiamento nei confronti della gente. C'è una componente di umanità diversa. È l'importante, quando poi si scendono le scale, poterle scendere sempre a testa alta, senza neanche guardare dove non si mettono. Non solo scendere, ma devi trattare le persone nello stesso modo nel momento in cui le salite. Perché tanto sai che quando le scenderai troverai sempre le stesse persone. Sempre da lì bisogna passare. Sempre le stesse persone. Allora, io la ringrazio, ripeto, avrei voluto chiederle di tante altre cose, peraltro dell'Assemblea delle Regioni d'Europa, un'altra notizia importante per l'Abruzzo, delle inchieste, il problema del terremoto. Allora, ci diamo un appuntamento, sin da ora, tra un mesetto, così proprio in occasione più o meno dei 2 anni della sua legislatura, ritorna qui da noi e facciamo un punto a 360 gradi di ciò che è, ma soprattutto di ciò che sarà, in modo particolare il 2011, l'anno che sta oramai per iniziare. Io verrò molto volentieri a TV6 per i 2 anni. Non sono nemmeno la metà del mandato, a me sembra già di aver fatto 10 anni di amministrazione. I capelli sono forse più grigi rispetto a... I capelli sono più grigi. Io la ringrazio, le auguro buon lavoro, perché è il caso di dire che bisogna rimboccarsi le maniche in questo periodo ancora di più, stanno arrivando oramai alle spalle se vogliamo, le auguro dunque buon lavoro, in bocca al lupo e noi ci rivediamo alla prossima occasione. Arrivederci. Grazie.